illuminazione naturale e l'architettura più bianca del bianco donano nuova vita al Museo Pecci di Prato, la cui riqualificazione restituisce alla città un museo per l'arte contemporanea, il cui rapporto con gli spazi e con l'ambiente circostante è cambiato. Uno scorpione, una nave stellare, un riccio. Sono molte le impressioni del primo impatto con la struttura, il cui ampliamento è stato disegnato dall'architetto Maurice Nio di Rotterdam. Ampi spazi ad altezza variabile, luce naturale emessa da aperture che diffondono la luce, i Solatube, un light design dipinto dal Kino Workshop dell'architetto Bernardo D'Ippolito, lasciano l'impressione di un luogo pieno, da riempire ancora di più. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci si compone oggi di due parti: l'edificio progettato negli anni Ottanta dall'architetto Italo Gamberini e l'ampliamento firmato dallo studio Maurice Nio di Rotterdam. La nuova costruzione abbraccia la struttura di Gamberini e ne raddoppia la superficie espositiva. Il progetto d'ampliamento è stato pensato per potenziare l'offerta culturale e risponde ai requisiti fondamentali di raddoppiare lo spazio espositivo a disposizione, di permettere un'ampia presentazione del patrimonio permanente del Centro Pecci, la suddivisione degli spazi e l'alternanza dei progetti. Without natural light is not a building, so we like to have daylight through little holes in the roof on the artwork, so the artwork can be perceived 100% in a natural condition. The most important thing what we did was to create a face, a new face for the existing building which was already there. And with the face I mean also a clear entrance, because people went to the backside, they did not know how to enter the building. So it was really important to make a clear face for the museum. But it was also important to make a gate for the city, to make a new entrance, physically, but also mentally, because the museum means also a gate towards the future. A new future, I hope, for the city. L'ampiezza del nuovo piano espositivo, di altezza variabile, suddiviso in due ali che si restringono e si collegano alle attuali sale museali, potrà inoltre garantire varie soluzioni e modulazioni spaziali adatte alle caratteristiche delle opere d'arte contemporanea. L'avveniristica architettura disegnata da Nio cinge la fabbrica di cultura di Gamberini e sintetizza al meglio la nuova centralità che l'istituzione intende assumere in un contesto urbano in trasformazione, dichiarando la sua propensione ad aprirsi e irradiarsi all'esterno. Un progetto che si basa sul colore bianco, sulla volontà di aprire il museo alla città e sulla luce naturale. La luce naturale, proprio perché varia nell'arco della giornata, c'è necessità di poterla controllare, e attraverso la collocazione di questi solatube e attraverso questo sistema di dimming artificiale elettronico noi abbiamo potuto mixare sapientemente queste due sorgenti di luce in una molteplicità di punti di vista diversi. Dover lavorare con una morfologia architettonica estremamente complessa, che varia di geometria intanto in larghezza quanto in altezza. Dover lavorare con uno spazio che di fatto non presentava, mentre al piano terra c'è una struttura totalmente vetrata che dialoga con la città e che quindi assorbe luce naturale il più possibile, proprio per questa ragione al piano di sopra, dedicato invece all'esposizione delle opere, c'è l'esatto contrario, cioè uno spazio totalmente chiuso che ha bisogno di catturare la luce naturale. E il nostro, abbiamo seguito quello che poi era l'idea iniziale di Maurice, estendendola all'utilizzo dei solatube per poter poi, cercare di pregnare in maniera più intensa e quasi clericale, vorrei dire, no? Cioè un atteggiamento abbastanza chiuso, però estremamente morbido di percezione di questi volumi che l'architetto Nio aveva proprio generato come tali. Qualunque luminotecnico si avvicini al mondo della luce, soprattutto in ambito museale, importante è controllare le frequenze di illuminamento, e quelle che noi di fatto non percepiamo visivamente sono al di fuori dello spettro visibile, sono appunto gli infrarossi e gli ultravioletti. Queste due parti di frequenza sono assolutamente da
evitare all'interno di un museo, se non tanto gli infrarosso, perché comunque di fatto trasportano calore, sono gli ultravioletti a creare i maggiori danni alle opere d'arte. E di fatto il nostro obiettivo attraverso i Soladube pensiamo di riuscire, cioè di essere riusciti a centrarlo, perché di fatto la calotta di per sé ha la capacità di trattenere al 99.8 i raggi UVB e UVC. Un ragionamento sulla luce, un mix di naturale e artificiale, modulata attraverso i Solatube distribuiti in Italia da Infinity Motion, che ha coinvolto uno dei principali pittori della luce italiana e uno dei migliori architetti al mondo. La luce naturale tramite i Solatube non disturba l'utente che verrà a vedere quello che riguarda le opere d'arte ed è un vero corpo illuminante. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto al museo un risparmio energetico effettivo del non consumo. All'interlocutore che viene all'interno del museo non è disturbato dalla luce naturale in quanto è dimmerabile, può essere integrata con la domotica alla luce artificiale, si possono creare i soliti scenogrammi artificiali di un museo di per sé con tutta la luce d'accento. Abbiamo supportato i progettisti e hanno scelto questo tipo di tecnologia perché rispecchia appunto la luce naturale, l'integrità della luce naturale, non apporta calore ed è una fonte sicuramente non alternativa di non consumo, in corrispondenza appunto all'involucro edilizio che riesce tra virgolette a essere partecipe del mondo esterno tramite la luce e la sua naturalezza.